Sì! Che faccia! Sì, bel colpo! Sì! Corri, Everest! Forza, Marshall! Corri, Marshall! La prendo! Che faccia tosta, quell'aquila! Ci ha rubato la palla! Non si preoccupi, la recuperiamo subito. Sta andando al nido sulla montagna. È davvero in alto! Hai ragione, Sky. Usa il tuo elicottero per distrarre l'aquila, così Everest raggiungerà il nido. Prendiamo subito il volo! Insieme ad un'aquila? Everest, ci servirà il tuo arpione per riprendere la palla. Ghiaccio, neve, io sono pronta! Bene, Everest. Non possiamo andare più avanti di così o l'aquila ci vedrà. Spero proprio che la palla sia nel suo nido. Allora, Sky, è ora di distogliere l'attenzione dell'aquila da Everest. Bene, adoro giocare ad acchiapparella volante con un grosso rapace che ha un grosso becco. Ci vorrà solamente una bella dose di coraggio. Andiamo, aquila! Prova a prendermi! Ma non farmi male, eh! Everest, è il tuo turno! Arpione! Everest sale sulla montagna! Sky, distrai l'aquila! Certo, la distraggo e la confondo! Ci sono quasi! Arrivata! Ryder! Sky! Ho trovato la palla! L'aquila l'ha presa per farci giocare i suoi due piccoli! Ben fatto, Everest! Ma adesso torniamo al campo! In fretta! Ma non possiamo lasciare questi piccolini senza un giocattolo! Hai ragione! Sky, hai qualcosa nel tuo elicottero che potrebbe diventare un giocattolo per i piccoli? Certo! Porto sempre il signor Topino con me! Mi mancherà! Ma alle scimmie serve il nuovo tendone e ai piccolini serve qualcosa con cui giocare. Grazie per il gesto generoso, Sky. Everest, siamo pronti a rimettere la palla in gioco. Presa! Non vi preoccupate, c'è un nuovo giocattolo in arrivo. Topino in avvicinamento! Non c'è di che, aquilotti! Ecco il pallone, è un po' graffiato, ma rimbalza ancora benissimo. Grazie Ryder e grazie Paw Patrol! Avete salvato la partita e anche il nostro bel tendone! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! L'occasione perfetta per una merenda! Biscotti al fegato! Li voglio anch'io! Deliziosi! C'è un po' di vento! Wow! C'è molto vento! Il mio collare! Oh no! La mia ala si è piegata! E la zampa mi fa male! Ma ho bisogno del collare per chiamare Ryder! Potrebbe essere ovunque! Dovrò raggiungere Jake a piedi! Non è proprio la giornata divertente che speravo! Ecco Ace! Ma dov'è Sky? Doveva essere qui! Sky, tra quanto arrivi? Sky? Pronto? Sky, mi ricevi?
Ciao, Everest! Come va? Sky non mi ha risposto. Forse le è accaduto qualcosa per colpa della tempesta. Oh oh, sarà meglio chiamare Ryder. Ciao, parla Ryder. Ciao, Ryder! Sky non è ancora arrivata. Io ed Everest siamo preoccupate. Non ha neanche risposto alla mia chiamata. Che strano. Non preoccupatevi, la troveremo. Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Che freddo! Ehi là! C'è qualcuno! Potresti aiutarmi? Beh, siete troppo piccoli per aiutarmi, ma siete molto carini! Vi dispiace se mi riposo un po'? Sono infreddolita! Oh, grazie amici! Mi siete di grande aiuto! Forza, Sky! Lo so che sei lì giù da qualche parte. Un attimo, quelle sembrano tracce di un atterraggio. Ma... dove ci troviamo? Quelle rocce aiuteranno Ryder a individuare il punto esatto? Ciao, Ace. Trovato qualcosa? Credo di sì. Ci sono tracce di un atterraggio vicino a dei massi che sembrano un orso. La roccia dell'orso. Conosco quel posto. Everest, Sky è vicina alla roccia dell'orso. Cerca le sue impronte. Ricevuto, Ryder! Resisti, Sky! Questa discesa è troppo ripida per lo spazzaneve! Ma conosco un altro modo per aiutarti! Slittino! Sì! Perché quel muso triste? Puoi venire anche tu! A bordo! Arriveremo all'accogliente chalet di Jake in un batter d'occhio, amici! Ciao, cuccioli! Ryder, avete trovato Sky? Certamente! Sì! Marshall, vieni allo chalet e fai una visita di controllo a Sky! Sì, non aspettavo altro! Non mi fa troppo male! Gli do un'occhiata! Raggi! Come sta, Sky? Ha il raffreddore e una zampa contusa, ma nessun naso rotto! Allora potresti togliermi il cono della vergogna! Certo! Ecco del cioccolato caldo per i miei migliori amici! Sì! Sì! Che bontà! Grazie a tutti per avermi salvata! Figurati, Sky, ma non siamo stati gli unici ad aiutarti! Eh? Felice di vederti, Sky! Ace! Tieni, Sky, ho qualcosa per te! Il mio collare! Grazie, Ryder! In ogni occasione noi siamo a disposizione, possibilmente prima di smarrire il collare. Hai trovato qualcosa? Forse sì! Aspettate! Ehi, che ci fa un gatto da queste parti? Yuhu! Micetto! Ti sei perso? Non è un gatto! È nessuna traccia delle bacche! Che c'è? Accidenti, cos'è questa puzza? Ho incontrato una puzzola, tutto qui! Continuiamo a cercare! Io dico di andare da quella parte! D'accordo, ma magari prima dovresti farti un bagno! Rocky, da quando ti interessi di queste cose? È solo che forse dovresti lavarti prima che non vada più via. Dopo mi sciacquerò nel ruscello, ma adesso abbiamo delle bacche da cercare. Parla Ryder. Ryder, sono il signor Porter. Io e i miei clienti siamo intrappolati nel ristorante a causa di una bestia spaventosa. Intende quella puzzola? Sì! Sai quanto è difficile liberarsi della sua puzza? Non si preoccupi, signor Porter. Ci pensiamo noi. Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso! Paw Patrol, sono così contento che siate arrivati! Restate qui per adesso. Non vorrei che la puzzola si agitasse. Signor Porter, posso prendere un po' del suo cibo? Usa tutto quello che ti serve, Ryder! Mele, noci, banane,
Un pasto niente male per una puzzola, visto che di solito mangiano insetti. Rubble, usa questo per far salire la puzzola a bordo. Certo! Se non mangia tutto lei, ci penserò io! Gnom! Vedo che la puzzola zoppica, chissà perché! Guardate, non muove due zampe! Credo che sia ferita! Questo spiegherebbe perché si comporta così! Cuccioli, è necessario curarla prima di riportarla nel bosco! Attimo, Marshall, sei lì? Mi hai trovato! So che l'odore della puzzola ti dà molto fastidio, ma serve un paramedico alla svelta! Sono il cucciolo giusto! Arrivo subito! Puoi farcela, Marshall! Ciao, io sono Marshall. Piacere di puzzarti, voglio dire di conoscerti. Adesso vediamo di capire cosa c'è che non faccio! Scusami. Ecco il problema. Quella spina è grandissima. Scommetto che fa male. Ci penso io. Pinzette! Non ti preoccupare, adesso la togliamo e ti sentirai subito molto, molto meglio. Presa! Aspetta! Un'altra spina! Ma questa è molto più vicina alla zona pericolosa! E se starnutissi e la spaventassi? Non preoccuparti, Marshall, ci penso io! Ciao! A questo punto ti tolgo l'ultima spina che hai! Ti ricordi di me, è vero? Ottimo lavoro, Everest! Quella puzzola ha avuto una giornataccia, riportiamola a casa! No, puzzoletta, sali sul carretto! Oh, che dolce! Oh, oh! Mi solletica il naso! Scusami, non l'ho fatto apposta! Ti prego, non spruzzarmi! Grazie! Urrà! Grazie mille, Paw Patrol! In ogni occasione, anche la più puzzolente, noi siamo a disposizione! Questa spina mi sembra molto familiare. Ci sono! È la spina di un cespuglio di baiabacche! Puoi farci vedere dove si trovano le bacche? Ci sta facendo da guida! Oh, ciao, gente! Come va? O meglio ancora, che combinate? Non ci credo! È quello che penso che sia! Le mie bacche preferite in assoluto! Ah, fantastico! Grazie mille! Non dimenticarti di ringraziare chi ci ha aiutato, la nostra amica Baiabacca! Una puzzola! Fuggite! Credo che Baiabacca abbia avuto un'ottima idea! Un albero elefante! Secondo la mappa dobbiamo superare l'albero elefante. Andiamo! Wow! Un tronco a forma di elefante! Ah, il tuo drone ha trovato il sindaco, Chase! Sta attraversando il fiume! Eccolo lì! Andiamo! Stavolta non mi prenderete, Paw Patrol! Adesso vediamo se riuscite ad attraversarlo! Chase, usa il tuo cavo! Subito! Cavo! Yahoo! Vai, Chase! Ottimo lavoro, Chase! Ryder, dove andiamo adesso? La mappa dice di girare a sinistra del pupazzo di neve. Pupazzo di neve? Devi aver nascosto il suo bottino in inverno. O forse intendeva di girare alla roccia del pupazzo di neve. Bella idea, Rubble. Però gli manca qualcosa. Ci sono! Adesso sì che è un pupazzo di neve! Cuccioli, dobbiamo aiutare il sindaco! È troppo lontano per la mia rete! Abbiamo bisogno di un cucciolo che arrivi subito! Un cucciolo di montagna! Everest, qui è Ryder! Devi venire con il tuo arpione al vecchio ponte di funi e in fretta!
Il sindaco Handlinger è bloccato sul ponte. Sto arrivando, Ryder. Ghiaccio e neve, io sono pronta. Aiuto! Sono qui, Ryder! Everest, lancia l'arpione su quei rami e fai pendere la corda fino al sindaco. Contaci! Arpione! Perfetto, Everest. Adesso sindaco si aggrappi al cavo e raggiunga la parete. E se dovessi precipitare? Si fidi, non cadrà. Chase, la rete! Rete! Sì! Vai! Ottimo lavoro, cuccioli! Grazie, Ryder. Apprezzo il salvataggio. Si figuri, sindaco. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Ma ci vediamo! Io vado a cercare il bottino! Ma lo abbiamo appena salvato! Dobbiamo trovare un modo per attraversare il fiume. Non temete, cuccioli. Conosco il canyon come il palmo della mia zampa. Non conoscevo questa scorciatoia. Dove andiamo ora, Ryder? Controlliamo la mappa. È rimasta solo questa grande X. Dovremmo trovarcela davanti all'incirca... adesso! La X! La grotta deve essere da queste parti. Eccola lì! Ottimo lavoro, cuccioli! Faro! Spero che anche Handlinger sia qui! Va bene, cuccioli, esploriamo questa grotta. C'è un'altra X. Rubble, vedi cosa c'è lì sotto. Scavatrice! Ho trovato qualcosa! Forti! Aspettate, sembra che ci sia anche qualcos'altro qui sotto. Che cos'è, Rubble? Il bottino di Wild Rider! Ehi, l'abbiamo trovato noi! Non è vero, sono io che l'ho trovato. Il vincitore sta d'incanto, l'altro resta il piatto. Ed è tutto mio! Cosa? Calzamaglie? Questo bottino non vale nulla! Non saprei, sindaco. Forse una volta, quando faceva molto freddo, la calzamaglia era la cosa più importante del mondo. Il sindaco Goodway può tenersi questo bottino se vuole. A me non interessa. Lo faccia lei, sindaco in calzamaglia. Io no di certo. Forza! Andiamo a vedere cos'altro c'è nella buca. Forse ci sono dei birretti dello stesso colore. Wow! Questo è un vero bottino d'altri tempi! Megafono! Everest, tu cominci a spianare il percorso! Ci penso io! Rubble, segui Everest con la tua pala per creare dossi e trampolini! Rubble, crea dossi e trampolini! Grazie, Chase! Chase, usa i coni per segnare il percorso. Chase, usa i coni per... Ci pensa Chase. Jake e io vi faremo strada per farvi capire dove spianare la pista. Wow, fermi! Al di là di quegli alberi si trova un precipizio. Bisogna evitare che il percorso ci passi troppo vicino. Ok, Chase, sai cosa devi fare? Ci pensa Chase! Ottimo lavoro, cuccioli! Adesso finalmente possiamo iniziare la super fantastica gara di snowboard! Gli faremo mangiare la neve!
Siete tutti bravissimi con lo snowboard! Gareggiamo solo per divertirci, Alex. Non preoccuparti, scenderemo insieme. Davvero? Grazie, Chase! Forza, cuccioli, forza! Avanti, squadra catastrofe! Sarà meglio che vinciate. Pronti? Partenza e... E volano giù per il pendio! Everest e Chase sono in testa! Vai così! Forza, cuccioli, potete farcela! Sì! Sapete cosa fare, squadra catastrofe! Sky! Rabon, Everest, Chase! Rider! I gattini hanno superato i coni vicino al precipizio! Serve aiuto! Sto arrivando! Ci pensiamo noi! Snowboard! Adesso calami. E appena te lo dico, tiraci su. Ricevuto! Ah, ci siamo quasi. Ecco! Miau. Va bene, Everest. Tiraci su. Si parte! Urrà! Evviva! Voi gattini siete stati fortunati che Everest e la Paw Patrol fossero qui oggi. Ma dove eravate, cuccioli di lumache? Ho tagliato il traguardo molto tempo fa io. Ehi, gattini, ricordate, in ogni occasione basta un miau e siamo a disposizione. Sì, beh, grazie mille, suppongo. Muoviamoci, gattini. Si torna in pista per un'altra lezione. Chi vuole fare di nuovo la pista? Sì! 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 Fantastico! Sì! Sì! Woohoo! Sì! Oh no, Cicaletta! Ti senti bene? Guardate, sta facendo l'angelo nella neve. Direi più una gallina nella neve. Cicaletta, sei una vera artista. Fai spazio alla mamma. Pronto? Parla Ryder. Ryder, serve aiuto al passaggio a livello. Alcuni rami alla neve bloccano le rotaie. Non riuscirò mai a passare. Ci pensiamo noi. E conosco il cucciolo giusto a cui chiedere aiuto. Everest! La Paw Patrol ha bisogno di te! Ryder, come posso aiutarti? Il passaggio a livello è bloccato dalla neve. Dobbiamo liberarlo e... Alla svelta! Ghiaccio, neve, io sono pronta! Spazza neve! Everest! Paw Patrol! Grazie, Ryder! Non c'è di che... Allora, cuccioli, andiamo subito a liberare quelle rotaie. Un momento, bisogna pulire la strada qui. Spero solo che Everest riesca a muoversi più in fretta di noi. Wow, il macchinista aveva ragione. Dobbiamo liberare le rotaie. Everest, dove sei? Tieniti forte, sarò lì tra 3, 2, 1.
Rider, la neve è stata rimossa. Ma i rami ancora no. Meglio fermare il treno mentre li spostiamo. Signor macchinista, parla Rider. Come sono messe le rotaie? Male, bisogna fermare il treno. Un grosso tronco è caduto sulle rotaie e dobbiamo spostarlo prima che il treno arrivi in stazione. D'accordo, Rider, ora aziono il freno. Le rotaie sono ghiacciate, non posso fermare il treno. Se non riesci a frenare, il treno colpirà i rami e deraglierà. Chase, userai il tuo argano per trainare i rami. Everest, userai il braccio meccanico per spostare il tronco. Rubble, con la ruspa gratterai il ghiaccio dalle rotaie, così il treno si fermerà. Al lavoro, cuccioli! Ci pensiamo noi! Argano! Adesso aggancerò i rami. Braccio meccanico! Sono pronto, Chase! Argano! Ottimo lavoro, Everest! Arriva il treno! Presto, Rubble! Rubble come un razzo! Sembra che stia funzionando! Rubble, esci dalle rotaie. Il treno dovrebbe fermarsi ora. Rubble si toglie dalle rotaie come un razzo. I freni funzionano. Wow! Il treno si sta fermando. Dove Rubble ha pulito le rotaie. Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Rubble. Prego, non c'è di che. Meno male, la circolazione è ripresa. Ma che bel gruppo di cuccioli. La città è tutta ghiacciata. Chi vuole pattinare? Io adoro il ghiaccio. Io sono nata per pattinare. Sì! Attenzione! Però, bella presa, Zuma. Sai io che cosa serve? Mai sentito parlare dello scivola d'acqua? Cannone d'acqua! Wow! Che splendido scivolo! Ma che bel gruppo di cuccioli! Sento un rumore! Un elicottero! Guarda, ci sono anche delle macchine! È la Paw Patrol di cui ti ho parlato! Ehi, Jay! Ciao! Il ponte sta per crollare! Con Jake sopra! Che cosa facciamo adesso, Rider? Ci sono molti modi per metterli in salvo. Chase, è pronto il tuo cavo? Pronto! Grazie. Sky, tu dovrai aiutare Jake ad afferrare il cavo. Chase lo trascinerà via dal ponte insieme al cucciolo. Se cadono, possiamo tirarli su. Ottimo piano! Prendiamo subito il volo! Ali! Wow, un cucciolo volante! Una vera forza! Jake, afferra il cavo, così possiamo portarvi in salvo. Prendi! Sei pronta, Everest? Io sono nata pronta! Jake, ora tiriamo il cavo in modo da portarvi qui. Pronto, Chase? Pronto! Credo che non sia il momento giusto per chiederti una grattatina alle orecchie. Tieniti forte. Bene! Everest, salta! Niente paura! Ti tengo io, Jake! Tutto a posto? Te l'ho chiesto prima io. Io sto benissimo, Everest, grazie. Mi hai salvato. Di nuovo. Sì? Due salvataggi in un giorno solo? Non sono mai stata così felice. Jake, state bene? Sì, sto benissimo. Grazie ad Everest, a te e ai cuccioli.
Ehi, cuccioli, vi presento Everest. Everest, loro sono Ryder e la Paw Patrol. Ciao, Everest! Ciao, Ryder! Ciao, cuccioli! Jake mi ha raccontato molto di voi. Dovreste mettervi un po' al calduccio. Fantastico! Grazie infinite, Marshall. Entrate nel Paw Patroller, così starete al caldo. Ecco un biscotto per te, Everest. Fegato, grazie. E grazie per l'aiuto, Paw Patrol. Senti, Everest, cos'hai intenzione di fare adesso? Immagino di dover trovare un altro modo per raggiungere il mio igloo. Mi è venuta un'idea. Non hai detto che qua a volte ti senti sola? Hai voglia di venire ad Adventure Bay insieme a noi? Avrei proprio bisogno di un cucciolo intelligente come te in montagna. Dici davvero? Ma certo che sì! Per cercare gli sciatori sperduti tra i monti, per pulire le piste e anche per fare qualche salvataggio. Adoro i salvataggi! Nel Paw Patroller c'è ancora posto. Mi state davvero chiedendo di venire con voi? Woohoo! Ci sono orsi da queste parti. Scusate, è il mio pancino che ha un po' fame. Avete qualche altro biscotto? Grazie per l'invito. E grazie ancora per averci salvato la vita, Ryder. Non ce l'avrei fatta senza i miei cuccioli. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. A proposito, Everest, ho una sorpresa per te. Per aver salvato Jake e per le ottime capacità di salvataggio, sono orgoglioso di dichiararti un membro ufficiale della Paw Patrol. Oh, amo la Paw Patrol! Sì! Non so cosa dire, eccetto grazie, Ryder. Grazie, cuccioli. Adesso sì che sono davvero felice. Quello era un tuono? No, è di nuovo la mia pancia. Praticamente ho fame tutto il giorno. Aspetta, vado a prendere altri marshmallow. Mi serve una mano. Ci penso io. Il miglior salvataggio di sempre!